Nel video precedente ci siamo fermati nel raccontare le auto più interessanti della storia a livello tecnico raccolte in questo libro, l'autoveicolo e la sua evoluzione, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. E ora voglio ricominciare con questo racconto esattamente da 100 anni fa, 1920, con l'Isotta Fraschini 8A. È una macchina di cui ricordo molto bene la prima volta che l'ho vista in un museo per le sue dimensioni. Parliamo di un'auto di 2500 kg di peso. E questo marchio milanese, Isotta Fraschini, è stato anche tra i primi, insieme a pochi altri, Rolls-Royce, Hispano-Suiza, Bugatti, a raggiungere un livello di assoluta eccellenza nella cura costruttiva e viene ricordata tecnicamente per aver introdotto per prima la frenata integrale sulle quattro ruote, oltre a un lusso di assoluto livello per quanto riguarda gli interni. Era particolare anche l'architettura del motore perché parliamo di un 8 cilindri non a V, ma in linea, 6.000 di cilindrata con 80 cavalli a 2.200 giri per 160 all'ora di velocità massima. Con la Austin 7 del 1922 si passa da un opposto all'altro, cioè da un concetto di automobile di lusso per pochi eletti all'automobile di massa. Infatti questa è la prima auto di grande serie a basso costo ad essere prodotta in Europa. In 7 anni furono prodotti 100.000 esemplari, quindi parliamo di numeri importanti per l'epoca, ispirandosi a quanto era già stato fatto in America con la Ford Model T che abbiamo conosciuto nell'episodio precedente. In particolare il motore ad essere diventato leggendario per la sua affidabilità e robustezza fu prodotto ininterrottamente dal 1922 al 1963 e si trattava di un 4 cilindri 750 di cilindrata raffreddato d'acqua con valvole laterali, cambio a 3 marce, trasmissione cardanica e freni su tutte e 4 le ruote comandati con il pedale per l'avantreno e con una leva a mano per le ruote posteriori. Rimaniamo nel 1922 con la Lancia Lambda, cioè un modello che introduce per la prima volta più di una soluzione tecnica, a cominciare dalla scocca autoportante al posto di un telaio su cui fissare una carrozzeria che nel nome ricorda ancora le carrozze trainate dai cavalli, mentre qui c'è una struttura metallica stampata con funzione portante simile a quella di una Spider con hardtop di non molti anni fa. In più la Lambda aveva anche quello che noi oggi chiamiamo tunnel di trasmissione che permetteva di abbassare di una decina di centimetri il baricentro, quindi di migliorare molto la maneggevolezza, anche perché di nuovo per la prima volta debutta una sospensione anteriore a ruote indipendenti che fissava standard di comportamento su strada e comfort fino ad allora impensabili. Da citare anche il motore perché era un 4 cilindri non in linea ma a V stretta, fuso in alluminio con canne cilindro in ghisa e valvole capovolte di nuovo per la prima volta con comando a punterie, 2100 di cilindrata, cambio 3 marce, 69 cavalli di potenza a 3500 giri e velocità massima di 125 all'ora. L'innovazione tecnica della prossima auto nasce dalla necessità di uscire da un periodo di crisi aziendale. 1934 Citroën 11 cavalli che passa alla storia come traction avant perché è la prima trazione anteriore costruita in serie. André Citroën si avventura in questa soluzione molto audace per l'epoca, soprattutto perché non c'era la moderna affidabilità dei giunti omocinetici che collegano i semiassi alle ruote anteriori che devono garantire allo stesso tempo direzionalità e motricità. Nonostante tutto, dopo un po' di tempo, l'azienda va comunque in crisi finanziaria e Citroën è costretto a vendere parte delle quote a un altro nome, storico, molto famoso nell'industria dell'auto, cioè Michelin. Tornando alla 11 cavalli, era anche una macchina molto aerodinamica, soprattutto perché non aveva le cosiddette predelle laterali e questo le conferiva anche un design molto caratteristico. In più aveva un comportamento stradale decisamente agile per le 4 ruote a sospensioni indipendenti, quadrilateri anteriori e bracci longitudinali tirati posteriori, con un motore 1.9 da 48 cavalli con una velocità massima di 100 km all'ora e il cambio montato davanti al motore in senso longitudinale, proprio per dare più peso e quindi più trazione alle ruote anteriori. Da una macchina con schema chiamato tutto avanti passiamo ad un'auto tutto dietro molto famosa, 1939 Volkswagen Maggiolino, progettata da Ferdinand Porsche su richiesta di Adolf Hitler che voleva creare con quest'auto la macchina del popolo, la Volkswagen, che doveva costare meno di 1.000 marchi, fu prodotta in versione civile solo dopo il 1946 e quindi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Per raggiungere questi obiettivi di economicità,
Porsche partì soprattutto dal concetto di pianale portante a cui fissare un po' tutte le altre componenti dell'auto, a partire dalla tipica carrozzeria a guscio che aveva anche forma aerodinamica, ma che sfruttava la geometria ad arco per andare a irrobustire tutto il veicolo. Le sospensioni non erano a molle elicoidale, ma a più semplici barre di torsione, e le ruote avevano dimensioni relativamente grandi rispetto all'ingombro complessivo dell'auto per poter passare con meno difficoltà possibile sulle irregolarità delle strade dell'epoca, che non erano certo lisce. Sempre pensando alla facilità costruttiva e all'economicità di utilizzo, motore e cambio avevano gli assi allineati ed erano montati il più vicino possibile alle ruote motrici posteriori, con un'architettura a cilindri contrapposti, 4 cilindri 1000 di cilindrata, raffreddato ad aria con ventola centrifuga e radiatore dell'olio separato, di nuovo tenendo a mente gli obiettivi di economicità e facilità di manutenzione. Chiudiamo questa seconda carrellata di auto che ho scelto dalla selezione contenuta nel libro L'autoveicolo e la sua evoluzione con la Jeep Willys del 1941, quindi un altro modello legato alle vicende di guerra, prima di passare nel prossimo episodio al periodo della rinascita, al secondo dopoguerra. Si racconta che il nome Jeep nasca dalle iniziali G e P delle parole General Purpose con cui i soldati identificavano questo veicolo, progettato da un piccolo costruttore americano, Bantam, che non era però in grado di avviare una produzione, che quindi il governo americano affidò a costruttori più grandi come Ford o Willys, che continuò poi a produrre l'auto in versione civile anche dopo la fine della guerra, inaugurando il nome commerciale Jeep. A livello tecnico è una macchina che fa anche dei passi indietro rispetto a quanto abbiamo visto come raggiungimenti in questo video, in particolare abbandona la scocca autoportante, però ha altre soluzioni finalizzate alla sua destinazione d'uso, come la possibilità di abbattere il parabrezza per poter impilare, una volta tolte le ruote, fino a 5 auto una sopra l'altra per poterle spedire sui campi di guerra. Come telaio quindi era un longheroni e traverso su cui venivano fissate le sospensioni da sale rigido con balestre longitudinali, la trazione era posteriore con integrale inseribile, cambio a 3 marce con seconda e terza sincronizzate, un riduttore in uscita e anche la possibilità di avere una presa di moto per utilizzare il varicello. Il motore era un 2260 cavalli a 3600 giri, capace di far raggiungere una velocità massima di 100 all'ora, ed aveva un rapporto di compressione basso, 6:1, per poter digerire anche benzine di bassa qualità con un basso numero di ottano, e quindi poter garantire al mezzo di muoversi anche nelle situazioni molto difficili tipiche degli scenari di guerra.